augurare a tutti questa grande giornata che ci abbiamo per la prima volta e che segna un traguardo importante, quello di essere sopravvissuti come comunità nazionale, come identità culturale, come cultura e come nazionalità, non soltanto per questi 22 anni di Unione Italiana, ma anche dato che noi non rinneghiamo niente della nostra storia, dall'esodo in avanti anche gli anni dell'Unione Italiana degli Stati Uniti, che è anche nostra. Io vorrei prima di tutto salutare qui te, anche se uno non c'è più, Presidente dell'Unione Italiana che mi ha preceduto, Antonio Morme, che è stata la nostra icona e che è la nostra, che rimane la figura massima dell'Unione Italiana, anche perché è stata vittima, no? Di aver voluto la dissidenza, anche la voce della dissidenza anche qui da noi. Vorrei salutare, siamo amici, ma lo saluto lo stesso, Maurizio Tremu, presidente dell'Unione Italiana, anche se sono stati tre o meno quattro, e Pippo Rotta, grande Pippo Rotta, che io chiamo presidente emerito. È giusto, hanno fatto molto per la nostra comunità, Maurizio naturalmente ha fatto molto, moltissimo, come abbiamo sentito anzi dalla sua relazione, anche come presidente del Giuntino. Però io non sono nato per fare i discorsi celebrativi, i discorsi che parlano di storia, li lascio fare agli altri, i discorsi che parlano del lavoro svolto anche, e spero che vi piaccia anche il modo come porrò io la problematica nostra rivolta verso il futuro, e speriamo che non si spengano le luci come ho parlato. Cari connazionali, un anniversario può essere un'occasione per una riflessione sul lavoro svolto, peraltro è difficile da fare senza un successivo dibattito, però ne abbiamo sentito una molto esaustiva di Maurizio, che io condivido pienamente. Può essere anche un discorso sui grandi valori, forse già fatti in salse diverse e forse per troppe volte. Può anche essere una riflessione analitica sullo stato attuale della comunità nazionale italiana, da condividere o da rifiutare. In ogni caso, da discutere, che non credo che oggi ne avremo il tempo. Io sono il primo a fare i complimenti all'Assemblea dell'Unione Italiana, alla Giunta Esecutiva, alle comunità, ai loro organi, nonché alle istituzioni, quelle nostre e quelle fondate per operare il nostro favore. Però io, per celebrare l'evento odierno, ho deciso per un'altra opzione, quella di rimetterci in discussione, naturalmente in positivo. Di rimetterci in discussione non sulle cose operative, non sui grandi valori, ma anche sui risultati importanti ottenuti. Su questo dobbiamo rimanere uniti, per ovvie ragioni di sopravvivenza. I tempi rimangono duri, la nostra identità rimane forte e dunque invisa a molti estremisti e a molti estremismi. Ci troviamo di fronte in Croazia e probabilmente anche in Slovenia a governi poco sensibili ai diritti nei confronti dei diritti delle minoranze, che più che sostenerci ci tollerano, con un settore particolarmente leso che è quello sensibilissimo della scuola. La conseguenza è che lo stesso nostro futuro ad essere messo in discussione, il che implica che dobbiamo sostenerci a vicenda, abbandonare i rancori, e ce ne sono anche di personali, con una mutua accettazione della nostra diversità cercando in esse i denominatori comuni. Abbiamo
e amici abbiamo tanta identità comune, che non soltanto deleterio, ma anche poco intelligente enfatizzare e ingigantire le esigue, le piccole differenze di posizione che ci sono. Però ho detto che voglio trattare la problematica della comunità nazionale italiana, dell'Unione italiana, rivolto verso il futuro, rimettendoci in discussione. E il modo più giusto per rimetterci in gioco è quello di guardare al futuro, cercando di stabilire quello che sarà importante tra poco, o lo è già da adesso. È chiaro che aspiriamo a ciò che non abbiamo e che sentiamo come necessario e importante. Dunque, un modo giusto per iniziare un discorso importante sul futuro è porci domande molto semplici che iniziano con parole comuni, come per esempio: abbiamo fatto abbastanza? Nelle domande, nelle risposte, e non darò molte risposte ma farò un paio di domande, non potranno essere esaustive, ne porrà voi a me, come ho detto, soltanto un paio, non sicuramente le uniche importanti, ma con il consiglio di moltiplicarle in futuro, come un porci, perché tutto inizia con i quesiti, con i dubbi che poniamo alla nostra coscienza. Innanzitutto i bambini, i giovani, la loro formazione, le scuole, gli asili, gli edifici, l'attrezzatura e gli strumenti didattici ci sono. In questo siamo più fortunati degli altri che vivono soprattutto in Croazia, penso anche in Slovenia. Abbiamo però fatto abbastanza per creare all'interno di essi un contesto di formazione che rispecchi la ragione stessa della loro esistenza, un ambiente in cui si senta che l'italiano, la lingua madre della comunicazione, in classe, durante gli intervalli, o in sala insegnanti, al di fuori delle riunioni, o almeno per modo di dire, il Fiumano, il nostro Veneto, abbiamo fatto abbastanza, o per meglio dire, faremo abbastanza nel prossimo futuro, perché l'alternativa è la morte lenta dell'identità, dato che se non controlliamo i codici linguistici all'interno delle nostre istituzioni, non aspettiamoci che ciò sia vero nel resto della società in cui viviamo. Abbiamo poi fatto abbastanza per coinvolgere i nostri connazionali, i nostri soci nella vita sociale della comunità nazionale italiana. Le nostre belle comunità regalate dalla madre patria, quanto sono frequentate al di fuori delle occasioni ufficiali o delle attività organizzate? Quanto è alto il coinvolgimento spontaneo della nostra gente e se è basso perché è così? Una comunità nazionale minoritaria non può permettersi una debole coesione tra i propri membri. Come ho avuto occasione di dire recentemente proprio qui, quanto sono calpestate le nostre comunità? Quanto sporchiamo le nostre comunità? E quanto invece rimangono a volte anche cattedrali nel deserto? In altri termini, quanto siamo comunità nel vero senso della parola, che oltre al senso di appartenenza include anche reti di relazioni e comportamenti collettivi. Inoltre, abbiamo fatto abbastanza per incrementare il nostro dibattito interno. Siamo stati eletti a suffragio universale e siamo l'unica comunità nazionale minoritaria ad adottare questa procedura. Bene attenti, nessuno lo fa, soltanto noi. Ma al nostro interno, nelle assemblee delle comunità di italiani, delle Unioni italiane, delle giunte, quanto si è sviluppato il dibattito? Quante opinioni contano per giungere alle conclusioni? Quanto siamo democratici, quanto siamo burocratici. E poi, ed questa è l'ultima domanda che vi pongo, abbiamo fatto abbastanza perché i nostri rappresentanti politici, circa 120, l'ha detto prima di Maurizio, tra sindaci, vice sindaci, consiglieri regionali, cittadini comunali, rappresentano veramente la nostra comunità, che è importantissimo. Quanto essi usano l'italiano nel rispettamento delle loro funzioni politiche? Quanti dimenticano la ragione per la quale sono stati eletti fino ai mesi che precederanno le elezioni successive? Quale funzione ha la rappresentanza italiana se non afferma la lingua, che abbiamo proclamato ufficiale fino a livello conteale o regionale istriano, se non viene usata questa lingua, se non eventualmente in raffazzonate sintesi di quanto detto in corso? I nostri consiglieri e membri dell'esecutivo dovrebbero parlare la propria lingua.
come i croati dovrebbero parlare la propria lingua, perché lingua ufficiale significa non soltanto un diritto, quello di parlarla, ma anche un dovere, quello di capire la lingua dell'altro in modo parentetico. Abbiamo fatto abbastanza per questo. Queste sono soltanto alcune delle domande che mi pongo, ma voi porvi le seguenti, perché è importante porsi le domande, così si va bene. Io me le pongo quasi ogni giorno, dato che il tempo non gioca a nostro favore. Vi pregherei umilmente come vostro Presidente, il che non significa nella mia percezione essere il primo, ma soltanto quello che deve porsi più domande e cercare di dare più risposte, vi prego di rispondervi no. Abbiamo fatto tanto, però siamo ancora lontani dalle grandi soluzioni dei grandi problemi della nostra comunità e dobbiamo lavorare in tanti per tentare di trovare delle soluzioni, in tanti. Siamo più tanti. Siamo piccoli, vulnerabili, ma grandi dentro e disposti a lavorare per ottenere i grandi risultati. Viva la nostra gente, cari amici, nel senso collettivo e soprattutto individuale. Viva tutti i vostri presenti, le vostre famiglie, la nostra gente, ognuno personalmente. Viva la nostra identità e la nostra unicità. Vivano i posteri dell'Unione Italiana e la comunità italiana e le nostre istituzioni. Viva quell'orgoglio della nostra identità che ha permesso alle nostre culture di sopravvivere ai soprusi delle tragedie del XX secolo. Grazie, grazie a tutti.